A Paternò continuano ad aumentare i casi di Covid. Allo stato attuale 169 risultano essere i casi positivi in città, di cui 6 ospedalizzati. Il sindaco Nino Naso, attraverso un video, ha lanciato un nuovo appello alla vaccinazione. Oltre 6.000 i nuovi contagi da Covid in Italia, aumentano gli ospedalizzati e gli attuali positivi. In Sicilia 514 le nuove infezioni. Vaccini, terza dose in Sicilia da oggi, al via le somministrazioni rivolte alla fascia di età 40-59 anni. Sciopero delle lavoratrici ausiliarie della casa d'ospitalità Salvatore Bellia a Paternò, chiedono un contratto a tempo indeterminato. È morto all'età di 83 anni l'ex senatore Vincenzo La Russa, fratello maggiore del senatore Ignazio La Russa, un uomo di grande cultura, avvocato, politico, giornalista e saggista. A Catania ancora case e strade allagate per il nubifragio dei giorni scorsi. Al villaggio Giove, al lavoro i volontari dell'Associazione di Protezione Civile di Adrano. Un viaggio tra più di 100 opere di Banksy e Warhol esposte a Catania al Palazzo della Cultura fino al 2 giugno 2022 per la prima della mostra. C'eravamo anche noi. Il paternese Giuseppe Schillaci è il campione italiano di karate con la medaglia vinta ad Ostia, un nuovo brillante risultato per una disciplina che quest'anno ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi e agli Europei. Buonasera, benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. A Paternò continuano ad aumentare i casi di Covid. Allo stato attuale 169 risultano essere i casi positivi in città, di cui 6 ospedalizzati. Il sindaco Nino Naso, attraverso un video, ha lanciato un nuovo appello alla vaccinazione. Vediamo. A Paternò, sul fronte legato al Covid-19, continua a crescere in modo repentino e allarmante il numero dei contagi. Allo stato attuale, così come comunicato dal bollettino giornaliero, 169 risultano essere i casi positivi in città, di cui 6 ospedalizzati, 307 i soggetti posti in isolamento domiciliare. In relazione a questi dati, in continuo aumento, molta la preoccupazione esternata anche dal sindaco di Paternò, Nino Naso, che attraverso un video ha voluto rivolgere ancora una volta a tutta la popolazione un accorato appello alla vaccinazione. Cari concittadini, così come ho sempre fatto, sento l'esigenza e il dovere di comunicare con voi. Parliamo della pandemia, parliamo di questo virus che tanto danno sta facendo al mondo e a tutte le nostre comunità. Continuiamo a lavorare sodo. Sono preoccupato per i dati che arrivano. Mi sono arrivati gli ultimi dati, 169 positivi, 307 concittadini in isolamento, 6 ospedalizzati. 6 ospedalizzati, di cui 2 in terapia intensiva. E sapete qual è la cosa che mi preoccupa? Che di questi 6 ospedalizzati nessuno era vaccinato. Quindi l'invito che continuo a fare, noi voi lo sapete che oltre all'ospedale abbiamo un centro vaccinale comunale dove abbiamo vaccinato più di 20.000 concittadini paternesi e abbiamo ancora voglia di continuare a farlo funzionare e a vaccinare. Quindi l'invito che faccio io è quello di vaccinarci. Oltre alla responsabilità, la mascherina, il distanziamento sociale, la sanificazione, ma il virus si combatte con il vaccino. E questi sono poi i risultati. Non è vero che chi dice il Covid non c'è, non è vero. 6 ospedalizzati, tutti e 6 non vaccinati. Siamo aperti, siamo pronti all'ospedale e nel nostro centro vaccinale ad accogliervi. Vacciniamoci! Solo così sconfiggeremo questo virus. E sempre parlando di Covid, oltre 6.000 nuovi contagi in Italia, aumentano gli ospedalizzati e gli attuali positivi. In Sicilia 514 le nuove infezioni.
Meno casi rispetto a ieri, ma anche meno tamponi, frutto dell'effetto weekend, 6.404 nuovi positivi in Italia al Covid su oltre 267.000 test esitati tra molecolari antigenici, con un'incidenza del 2.3%, 70 i decessi con e per Covid, oltre 133.000 da inizio pandemia, i guariti 3.579, gli attuali positivi aumentano di oltre 2.700 unità per un totale di 151.514, crescono pure gli ospedalizzati in terapia intensiva nel saldo quotidiano tra ingressi e uscite, ci sono 29 malati intubati in più per un totale di 549, mentre in area medica i nuovi posti letto sono 162 per un totale di 4.507. In Sicilia nessun decesso, i nuovi positivi sono 514 su quasi 14.000 test esitati dalle strutture sanitarie regionali, con un tasso di positività del 3.6%, in crescita di oltre un punto percentuale rispetto a ieri. 118 i guariti, gli attuali positivi aumentano di quasi 400 unità per un totale di 10.778. In terapia intensiva c'è un malato intubato in più per un totale di 41. In area medica ci sono 13 posti letto in più per un totale di 352. 174 i nuovi contagi nella provincia di Catania, dietro solo ai 175 di Palermo. Vaccini, terza dose in Sicilia da oggi. Al via le somministrazioni rivolte alla fascia di età 40-59 anni. Così come è disposto dall'assessorato regionale alla salute, in base a quanto previsto dall'ultima circolare del commissario nazionale per l'emergenza legata al coronavirus, iniziano da oggi in Sicilia le somministrazioni della terza dose di vaccino anti-Covid rivolte al target 40-59 anni. Così come per tutte le altre categorie, anche in questo caso per ricevere la dose di richiamo dovranno essere trascorsi almeno 6 mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione. Per poter ricevere la terza dose del vaccino anti-Covid, i soggetti in target potranno recarsi direttamente presso uno dei punti vaccinali attivi oppure prenotarsi attraverso la piattaforma dedicata e raggiungibile selezionando l'apposito banner del sito regionale dedicato www.siciliacoronavirus.it o direttamente all'indirizzo prenotazioni.vaccinicovid.gov.it. Il sistema della struttura commissariale nazionale, gestito da Poste Italiane, consentirà la prenotazione a chi, rientrando nel target 40-59 anni, abbia effettuato la seconda dose con le tempistiche previste. Così come specificato, coloro i quali abbiano ricevuto l'unica dose Janssen, nel caso in cui siano già trascorsi 6 mesi dalla somministrazione, indipendentemente dalla fascia di età, potranno recarsi in un punto vaccinale per ricevere la loro dose di richiamo dei vaccini Pfizer o Moderna. Oltre che via internet sarà possibile prenotarsi chiamando il numero verde 800 00 9966 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. Per fissare l'appuntamento sarà necessario indicare il codice fiscale, il numero della tessera sanitaria e quello del telefono cellulare della persona che dovrà ricevere la terza dose. E adesso cambiamo argomento: sciopero delle lavoratrici ausiliarie della casa d'ospitalità Salvatore Bellia a Paternò. Chiedono un contratto a tempo indeterminato. Hanno indetto uno sciopero di 7 ore per far sentire forte la loro voce. Le operatrici ausiliarie della casa d'ospitalità Salvatore Bellia da questa mattina hanno incrociato le braccia per chiedere quei diritti da lavoratrici che ad oggi non gli sono stati riconosciuti. A cominciare dalla mancanza di un contratto regolare a tempo indeterminato e con esso il salario accessorio, conferie e quant'altro. E questa mattina con loro il legale, l'avvocato Giuseppe Lopresti e il sindacalista della UIL, Pippo Palumbo. Non tutti gli operatori sono concordi nella protesta al fianco delle ausiliarie, almeno per un sostegno morale pare non ci siano le operatrici a tempo indeterminato. Avvocato Lopresti, questa mattina qui per questo sit-in delle lavoratrici dell'ausiliare del Salvatore Bellia, perché questa protesta? Questa protesta arriva alla fine di un lungo percorso che è iniziato con la richiesta di riconoscimento dei diritti lavorativi e delle denunce che sono state presentate davanti all'Ispettorato del Lavoro, anche per la mancata consegna semplicemente delle buste paga e dei CUD annuali. Adesso le lavoratrici proclamano uno sciopero perché reclamano la possibilità di avere gli stessi diritti delle colleghe che si trovano a tempo indeterminato, colleghe con le quali collaborano
e della quale non si mette in dubbio assolutamente la buona fede e la disponibilità, ma che tuttavia ricevono un trattamento assolutamente diverso rispetto a loro, che da anni e anni continuano ad avere solamente contratti trimestrali, senza avere la possibilità di godere di periodi ordinari di ferie, né di ricevere le retribuzioni per come sono previste dalle buste paghe e per le ore lavorate. La UIL oggi è al fianco delle lavoratrici del Salvatore Bellia, la situazione per loro insomma resta non felice. Sì, ma la UIL lo è stata ed oggi continua ad esserlo con le lavoratrici e i lavoratori del Salvatore Bellia. Non c'è il lavoro e l'attività svolta dal mio collega Prestigiacomo ad oggi non fa una grinza, solo che ci sono delle cose e condizioni da fare cambiare per queste dipendenti che sono denominate, io penso di serie C, non di serie B, perché non gli vengono riconosciuti i diritti di quello che sono ferie e tutti gli emolumenti contrattuali. E questo è un impegno che assumiamo a portare avanti con il commissario straordinario, sperando che ci convochi immediatamente. Poi abbiamo con l'avvocato, siamo rimasti e abbiamo concordato che se non si muove un qualcosa subito, andiamo a chiedere la convocazione alla dottoressa Ricciardello, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro. Voi oggi siete qui, 7 ore di sciopero, avete proclamato questo sciopero perché siete stanche di aspettare e non avere soluzioni? Allora, siamo qui oggi per reclamare un nostro diritto, perché non veniamo riconosciuti come lavoratrici, giustamente come sono gli altri. Quindi chiediamo di essere riconosciuti di chi di dovere, perché non possiamo andare avanti così, sempre con contratti a tempo determinato, ci staccano per un giorno e riprendiamo il lavoro. Noi facciamo un lavoro come gli altri, ci alziamo come gli altri, veniamo in orario come gli altri, finiamo l'orario allo stesso modo che finiscono le altre lavoratrici di ruolo. Siete 7 le lavoratrici, da quanto tempo va avanti questa situazione? Allora, io da 2009 che lavoro qua, ma da 2015 noi per 2 anni non abbiamo percepito nessun acconto, siamo venuti qua, abbiamo supportato la struttura nelle difficoltà, in tutto quello che concerne, non abbiamo mai abbandonato, siamo stati qui veramente con umiltà e con il senso di dovere, quindi no, non ci sentiamo più trattate da persone lavoratrici, ma così da persone che vanno e vengono. Questo non è giusto nei nostri confronti, perché noi siamo stati sempre, come dire, umili nel portare avanti questa situazione di disagio che c'è nelle IPAB. Quindi loro sanno benissimo quello che abbiamo fatto e come abbiamo trattato bene gli anziani, come abbiamo lavorato. Siamo stati sempre presenti, non abbiamo mai abbandonato. La questione stipendi invece come va? La questione stipendi va avanti da Conti dal 2017 per noi. E quindi siamo sempre nella situazione che non può andare più avanti così. Cambiamo ancora una volta argomento. Da oggi è scattata l'ordinanza del sindaco Marco Giorgianni che riguarda l'isola di Vulcano. Per un mese è vietato dormire dalle 23 alle 6 del mattino nella zona rossa Porto Levante e dintorni per circa 6 chilometri. Si sono già trasferite circa 250 famiglie per evitare che la notte possano respirare anidride carbonica e altri gas. Le famiglie si trasferiranno nelle case del Piano, di Gelso e di Vulcanello che dai ricercatori e dalla protezione civile sono state ritenute località sicure. È morto all'età di 83 anni l'ex senatore Vincenzo La Russa, fratello maggiore del senatore Ignazio La Russa, un uomo di grande cultura, avvocato, politico, giornalista e saggista. È morto all'età di 83 anni l'ex senatore Vincenzo La Russa, fratello maggiore del senatore di Fratelli d'Italia Ignazio La Russa. Come il padre e il fratello, anche lui ha intrapreso la carriera politica. Nato a Paternò, dopo aver conseguito la maturità classica, si è trasferito con la famiglia a Milano, città nella quale ha studiato, frequentando la facoltà di giurisprudenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, conseguendo la laurea con una tesi di diritto costituzionale. Nel 1983 è stato eletto senatore nell'VIII legislatura con la Democrazia Cristiana nel collegio di Rho,
e successivamente è stato eletto deputato nella nona legislatura nel collegio di Milano Pavia, sempre sotto il simbolo dello scudo crociato dal 1983 al 1987. Dopo lo scioglimento della DC ha aderito al Centro Cristiano Democratico, con cui è stato rieletto al Senato nel collegio di Caltagirone Paternò. Nel 1994 Palazzo Madama lo ha designato membro dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa di Strasburgo, di cui diventa vicepresidente, e dell'Assemblea parlamentare dell'Unione Europea Occidentale di Parigi. È rimasto a Palazzo Madama fino al 1996. Una vita intensa, quella dell'ex senatore Vincenzo La Russa, uomo di grande cultura, il quale, oltre che avvocato e politico, è stato anche uno stimato giornalista e saggista. E nonostante i tanti anni trascorsi al nord, un profondo legame lo ha sempre unito alla sua amata Sicilia e alla sua Paternò. E tutta la redazione di Ciak News esprime vicinanza alla famiglia La Russa. A Catania ancora case e strade allagate per il nubifragio dei giorni scorsi. Al villaggio Giove al lavoro i volontari dell'Associazione di Protezione Civile di Adrano. Uno dei proprietari di una villetta qui a Villaggio Giove è costretto a utilizzare una scala di legno per poter attraversare e arrivare nel suo territorio. Una scala per tornare a casa. A Catania ancora il mare appunto sotto casa e addirittura dentro. Ancora villaggi allagati e isolati per i nubifragi dei giorni scorsi. Qui siamo al Villaggio Giove, in territorio di Catania, e anche qui in azione con le idrovore i volontari dell'Associazione di Protezione Civile di Adrano per liberare dall'acqua i residenti della zona. Ecco l'amaro sfogo di un abitante. Sono un abitante del Villaggio Giove, qua grazie alla Protezione Civile sto provando ad entrare a casa mia, che c'è un mare. Dopo l'alluvione che c'è stata c'è un disastro, c'è 50 cm di acqua. Grazie a queste persone che sono qua, stanno aspirando quest'acqua in tutta la zona, non solo da me. Poi che non si lamenta nessuno, non capisco perché non fanno le segnalazioni. Ed ecco le testimonianze di Maurizio Sant'Angelo e Fausto Zingales della Protezione Civile di Adrano. I volontari della Protezione Civile di Adrano si sono recati al Villaggio Giove, ricadente nel territorio del comune di Catania, per continuare gli interventi di bonifica e cercare di riportare alla normalità tutte quelle zone sommerse dall'acqua caduta abbondantemente nei giorni scorsi. La squadra composta da 7 volontari è intervenuta con 2 fuoristrada e 2 idrovore. L'acqua aspirata dai cortili delle abitazioni e dalle strade viene riversata dentro un canalone che porta al fiume Simeto. Le operazioni continuano fino a che tutto ritorni alla normalità. Non appena noi riusciamo ad abbassare, se riusciamo ad abbassare questo livello in modo che l'acqua non entra, porteremo le 2 idrovore presso questo luogo di pescaggio, e in questo momento sarà sicuramente risolutivo per il Signor di Dio avere l'acqua fuori di casa sua. Se fermo quest'anno, che l'acqua viene sta andando in un canalone che prosegue verso il mare, un canalone asciutto, dunque non c'è possibilità di rientro dell'acqua. Questa è l'operazione che stiamo cercando di fare. E l'acqua si sta abbassando, perché già si vede anche dal muro che è abbassato di circa 4-5 cm. Se noi riusciamo ad abbassare l'acqua gli altri 10 cm, perché abbiamo misurato all'entrata del cancello, in modo che quest'acqua non rientra, perché la pendenza è verso destra. E allora in questo caso sarà un intervento risolutivo. E adesso parliamo di cultura, un viaggio tra più di 100 opere di Banksy e Warhol esposte a Catania al Palazzo della Cultura fino al 2 giugno 2022 per la prima della mostra. C'eravamo anche noi. Al via la mostra Andy Warhol Busky, aperta al pubblico sabato scorso e visibile fino al 2 giugno 2022 presso il Palazzo della Cultura di Catania. Un grande evento promosso dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Catania e curato da Sabina De Gregori e Giuseppe Stagnitta. Due geni della comunicazione messi a confronto in oltre 100 opere provenienti da famose collezioni private di tutto il mondo e da importanti gallerie d'arte. Da un lato Warhol, simbolo della pop art, divenuto l'artista più fotografato del mondo,
mondo con la sua arte incentrata sui simboli della società moderna, consumistica e mediatica, dall'altro Banksy, l'anonimo artista della street art, la cui vera identità rimane ancora sconosciuta, che con le sue opere cariche di significati, di denuncia sociale, spesso a sfondo satirico e che toccano temi come la politica, la cultura e l'etica, ha conquistato l'intero pianeta. Grazie alla sua capacità di trasformare la sua street art in eventi a risonanza mondiale, spesso anche dietro episodi bizzarri con i suoi travestimenti, come quando armò una bancarella e si mise a vendere i suoi quadri per $60 l'uno sul mercato, quotati centinaia di migliaia di dollari, oppure come quando si prese gioco di Paris Hilton, che gli aveva chiesto un ritratto rappresentandola con il corpo di donna e la testa di un chihuahua. Anche Banksy, come il Warhol, è diventato un vero e proprio marchio, come la Coca-Cola o la Nike. Alla prima della mostra c'eravamo anche noi, proveremo a raccontarvi il tour tra le opere di questi due artisti geniali. Con gli occhi pieni di meraviglia abbiamo ammirato la Kate Moss sensuale di Banksy nella posa della Marilyn realizzata da Warhol nel 1962, che invece padroneggia nella parete opposta con le serigrafie prive di qualunque sfumatura psicologica della diva di Hollywood, con il solo intento di rappresentarne l'icona dello star system americano. Ma tra i quadri di Warhol ci sono anche bottiglie di Coca-Cola, lattine di Campbell, fustini di detersivo o altri oggetti che si trovano negli scaffali da supermercato riprodotti, ingigantiti e in serie. E poi ancora Dismaland, un non Luna Park, dove le favole senza tempo si trasformano in incubi contemporanei, il famoso muro con la bambina con l'hula hoop di Banksy, per la prima volta in assoluto in mostra in Italia, realizzato con la tecnica stencil a Nottingham nel 2020 come invito a recuperare il senso delle cose. Il famosissimo La ragazza con palloncino, accompagnato dal testo C'è sempre una speranza. Il visitatore non ha che l'imbarazzo della scelta e chissà che non vi capiti di incontrare lo stesso Banksy dietro qualche suo bizzarro travestimento. Sarà anche un viaggio tra musica e cinema, temi comuni a entrambi gli artisti, con proiezione di cortometraggi. In vista della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, che ricorrerà il prossimo 25 novembre, domani pomeriggio si terrà un corteo organizzato dalla FIDAPA, sezione di Paternò, dal comune di Paternò e dall'unità territoriale di Paternò della Croce Rossa Italiana. No alla violenza sulle donne, questo è il titolo dell'evento. Il raduno sarà alle ore 16.30 in piazza Santa Barbara a Paternò, l'arrivo è previsto davanti a Palazzo Alessi alle ore 17. Il paternese Giuseppe Schillaci è il campione italiano di karate con la medaglia vinta ad Ostia, un nuovo brillante risultato per una disciplina che quest'anno ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi e agli Europei. Per il quarto anno consecutivo al campionato nazionale di karate ad Ostia al Pala Pellicone, Giuseppe Schillaci si conferma campione italiano. Un ottimo risultato per lo sport paternese e per il karate con il 2021, che può essere considerato l'anno di grazia dopo la medaglia d'oro a Tokyo vinta da Luigi Busà e mondiali con l'oro a squadre maschili e il bronzo per le donne. Il paternese Schillaci già nel 2019 ha vinto gli European Master Game disputati a Torino. Grande soddisfazione per il tecnico Nuccio Borzì e l'allenatore Giuseppe Borzì. Campionati italiani di karate per il quarto anno consecutivo, campione. Quanto è importante, quanta gioia si ha nel riuscire a confermare l'essere leader in questa categoria? Beh, riconfermarsi non è mai facile. Se ci siamo riusciti perché dietro c'è un bel lavoro da parte di tutti noi, del team soprattutto, del tecnico, dell'allenatore, dei ragazzi partecipanti a questo tipo di sport, che è importante. E niente, è bello, riconfermarsi per la quarta volta consecutiva è bello, è molto, molto pesante, nel senso di ti devi allenare sempre di più, perché gli altri quando perdono ogni anno cercano di riconfermarsi l'anno successivo e tu devi superarti e ti devi allenare tantissimo, sì. Lei si allena da tantissimi anni, praticamente è cresciuto insieme a questa disciplina? Assolutamente, sì. Io è da piccolino che frequento la palestra di karate, da 40 anni che pratico questo sport, e ce l'hai dentro, ce l'hai nel sangue, non riesci a farne a meno. È una disciplina importante, una disciplina anche che si guarda spesso forse anche con un po' di sospetto, perché si pensa che possa essere pericolosa. In realtà che cos'è il karate?
In realtà il karate oggi è uno sport, non è più quello di una volta. Una volta magari era più duro, magari la gente si è fatta questa idea, ma assolutamente no. Un karateka è una persona che ha molto controllo di se stesso e non usa mai tecniche di karate per offendere qualcuno, assolutamente. Per i giovani è importante fare sport, purtroppo il Covid ha un po' fermato e penalizzato tutte le discipline sportive. A chi volesse fare sport, ai giovani, lo consigliate? Assolutamente, non lo consigliamo noi, ma lo consigliano addirittura i dottori. Oggi si è capito che il karate è uno sport completo, come altri sport pure, che magari prima non si capiva che il karate era fisiologicamente al 100%, atleticamente si arrivava a certi livelli. Oggi finalmente si è capito, il karate oggi è uno degli sport più completi. Il suo e il team Borzì è un team che insomma miete comunque sempre spesso successi. Sì, nel nostro team c'è tanta gente che ha vinto delle medaglie d'oro, d'argento, di bronzo. Ci siamo sempre distinti grazie al nostro maestro e il nostro allenatore. E subito dopo il nostro telegiornale andrà in onda la prima puntata del nuovo format di Chuck Telesud con tanta personalità, condotto da Ronny Genovese. La replica del programma andrà in onda alle ore 21:30. Sarà inoltre possibile guardare la puntata anche attraverso le nostre piattaforme social. Grazie per aver seguito ancora una volta la nostra informazione. A tutti voi un buon proseguimento di serata.